26 giornate, fatiche, corse, vittorie per arrivare fino qui a giocarsi un sogno. La Lega Pro, Asti e Cuneo oggi lottano per quel sogno. Un saluto da Davide Chicarella che sotto la regia di Enrico Bosia racconterà il match più atteso della giornata del girone A di Serie D, che vede per protagoniste le prime due della classe. Una super sfida in un Fratelli Paschiero ricco di pubblico ed entusiasmo. I Galletti devono ovviare a pesanti assenze se pensiamo che sono squalificati ben tre giocatori determinanti come i due difensori centrali Staffolarini e Giacomoni e il capitano Tato Manasiev. Dall'altra parte del campo mancherà però il bomber Di Paola, quindi l'attacco poggerà tutto sulla qualità e la classe di Enrico Fantini, ex giocatore di Juventus ed Alessandria. Il Cuneo scende in campo con Tunno, Passerò, Morabito, Sentinelli, Lazzari, Longhi, Galfrey, Lodi, Buelli, Garavelli, Fantini. Dal canto suo l'Asti punta sul 4-4-1-1 e schiera basso tra i pali, Mogo, Scelisa sulle corsie esterne di difesa, Poesio e il neoacquisto Donato al centro. A metà campo spazio per Rizzo e per Maiese sulle corsie esterne e a incontri Agnesina al centro. In avanti l'attacco poggerà sulla quantità e il peso specifico di bomber Daniele Noman e sulla classe di Amedeo Celeste. Palla per Fantini, arriva Rizzo a dar manforte a Lisa, la palla viene spedita poi alla Benemeglio in profondità, c'è subito l'opportunità per il Cuneo, esce Alessandro Basso e ci mette una pezza, viene addirittura segnato un calcio di rigore in questa circostanza, subito un episodio da moviola, sembrava essere intervenuto sulla sfera il numero uno biancorosso, si mette in salita la sfida per l'Asti, da rivedere assolutamente l'intervento di Basso che ha anticipato gli attaccanti padroni di casa e ha spedito la palla lateralmente. Il giudice di gara evidentemente ha ritenuto falloso l'intervento da parte dell'estremo difensore ex Chiasso. Fantini contro Basso, rincorsa del numero 11, battuta, è 1-0 per il Cuneo. Cuneo in vantaggio, l'Asti è così costretto a rincorrere l'antagonista di giornata per il gol messo a segno dal capocannoniere dei padroni di casa. Centro area, si fa vedere anche il neoacquisto Donato, traversone verso il centro, staccano in molti, intervento, rete! 1-1! A firmare il gol è proprio lui, il neoacquisto Donato. Che ricordiamo viene dal pareggio per 0-0 contro il Lavagnese. Incontri, bella imbucata, tiro di Noman e palla di un soffio a lato. Bella occasione per l'Asti. Facile quindi prevedere un tocco in direzione della battuta di Potenza da parte di Daniele Noman. Ecco la battuta di Noman, tentativo e blocca la sfera a Tunno. Prestazione mostruosa finora da parte di Sentinelli, resta fuori dai pali Alessandro Basso, arriva la rete da parte di Enrico Fantini, in questo caso ha eluso la tattica dell'offside il numero 11, Basso non se l'è sentita di andare a chiudere la traiettoria, è rimasto un po' nella terra di nessuno, è arrivato la battuta a colpo sicuro da parte di Fantini a realizzare il 2-1. La rimessa in gioco in favore dell'Asti, a batterla si incarica Stefano Lisa, scambio tra Lisa e Incontri, anticipo e palla spedita in profondità verso Fantini, Fantini contro Donato, battuta di Fantini, un gol favoloso da parte dell'attaccante, 3-1 per il Cuneo, tutta farina del sacco del fuoriclasse con il numero 11. Donato intanto viene anticipato e tentativo di contropiede per Fantini. Fantini affronta in uno contro uno Poesio, mentre a centro area c'è Mazzotti. Ecco la palla per lui, Mazzotti può tentare la trasformazione, pallonetto di Mazzotti e 4-1. Palla intanto in direzione di Fantini, battuta di Fantini e pokerissimo per i padroni di casa.
4 gol sono stati firmati proprio dall'ex giocatore di Alessandria e Juventus con il numero 17 Sese, mentre arriva però il fischio finale del giudice di gara. Non c'è tempo per l'ultima sostituzione. Il Cuneo vince quindi per 5-1 contro l'Asti. I Galletti perdono la vetta della classifica, ma hanno ancora 12 partite per recuperare nei confronti di un team iacolino che quest'oggi si è dimostrato di assoluta qualità. Un saluto da Davide Chicarella, che sotto la regia di Enrico Bosia ha commentato per voi il big match del girone A di Serie D. A risentirci.